Perché la storia non si cancella in una squadra nella quale, in un club nel quale, nonostante i pochi anni di vita, i passi da gigante sono stati tanti. Ad esempio, tante figure come lo stesso Simone Beccaccioli, no? Del quale noi portiamo qui in studio questi scarpini storici regalatici proprio dal club per simboleggiare quello che può essere un unicum, no? Tra professionismo e dilettantismo. In questo contesto tu hai davvero scritto una pagina importante. Questa pagina poi si è interrotta quando hai scelto l'Unipomezia. Ecco, te l'abbiamo già chiesto più volte, però magari ripercorrendo quei passaggi, quei momenti, anche magari raccontando qualche aneddoto particolare non ancora svelato, quando, come, perché e quanto ci hai riflettuto su per questa scelta? Ma guarda, l'Unipomezia mi contattò già a dicembre della stagione prima, che io stavo alla Nuova Florida. E quando lo dissi ai dirigenti del Nuova Florida, spiegando l'offerta che avevo ricevuto, loro mi stavano quasi svincolando perché capivano che era un'offerta che non si poteva rifiutare. Invece io le ho bloccate e dico no, io ve lo sto dicendo per non farvelo arrivare da altre fonti. Però io voglio rimanere. E mi ricordo che Paolo Capanna mi disse: tu sei una mosca bianca. E io quindi ho finito la stagione con Nuova Florida. Chiaramente l'Unipomezia si è rifatta sotto a fine stagione. E io ci ho pensato, penso, tutta l'estate. Sono successe tante cose. Ho cominciato in realtà la preparazione con la Nuova Florida. Però c'era qualcosa che non mi tornava. E probabilmente c'era anche un po' di confusione in me perché comunque non era solo l'Unipomezia che mi aveva contattato, c'era l'Airone Ardea, Lido dei Pini, insomma tante squadre. Quindi un po' di confusione, un po' di dubbio e poi comunque, ripeto, l'offerta dell'Unipomezia era un'offerta importante e lo dimostra il fatto che poi adesso è diventata una società di riferimento nel territorio, quindi insomma una società veramente forte. Io sono andato via a malincuore. Dalla Nuova Florida lo sanno tutti, lo sanno anche loro, però insomma ho avuto le mie motivazioni perché comunque, ripeto, in quel momento storico c'era qualcosa che non mi convinceva. Insomma. Penso che gli ha fatto bene anche alla Nuova Florida che io sono andato via perché praticamente hanno preso 3-4 giocatori bravissimi, ci hanno rifatto la squadra e hanno fatto anche loro grandi cose, insomma. E da lì entrambe le squadre hanno iniziato una cavalcata di categoria in categoria, quasi a braccetto, una volta vinceva una volta l'altra. Adesso entrambe sono al vertice del girone C di promozione. L'Unipomezia sostanzialmente ha vinto il campionato, gli basta pochissimo per laurearsi giustamente campione e balzare in eccellenza, completando quel percorso di autorevolezza e di programmazione che da quell'epoca si era già avviato con grande vigore. E tu hai segnato pagine importanti anche con quella maglia. Con quella maglia hai segnato, tra l'altro, e vediamo queste immagini davvero suggestive, un gol importantissimo che è valso per te un traguardo storico in un contesto, una partita appunto particolarissima, perché era appunto il derby di ritorno e segnasti un gol che ti portò a quale cifra? Fu il 200esimo. Cosa ha significato per te? Sai quando esci ed entri da una vasca bollente e una gelata? Una sensazione incredibile perché era il gol dell'1-0, ci stavamo giocando il campionato, quindi era anche un gol importantissimo proprio per l'Unipomezia. E chiaramente per me fu insomma il gol dell'ex. Io la partita andata non la giocai perché ero squalificato, quindi. E nonostante insomma un gol così importante, il gol numero 200 per me in carriera, quindi veramente aveva dei significati enormi questo gol. Io non ho esultato, ma ripeto, non è stata una scelta perché non è che ci avevo pensato durante la settimana. Mi è venuto spontaneo non esultare ed è stata l'unica volta, penso, che non ho esultato. E di esultanze te ne abbiamo viste fare davvero tante in questa carriera, ne parleremo ovviamente dopo. Questo momento è stato determinante per te perché in qualche modo ha scritto un'altra pagina
di questa sfida infinita tra le due squadre, Nuova Florida e Uni Pomezia. In quella squadra, l'Uni Pomezia, c'erano anche diversi giocatori di grande qualità. Quale vuoi citare? Quale ti senti di voler citare? Ma guarda, ce n'era qualcuno che venne all'Uni Pomezia, che era stato anche con me alla Nuova Florida, Riccardo Turri per esempio, che è un grande giocatore. E di certo io all'interno dello spogliatoio dell'Uni Pomezia, non lo conoscevo di persona, lo conoscevo di nome perché praticamente l'anno prima io alla Nuova Florida e lui all'Uni Pomezia, tutte le domeniche, Arena da una parte e Forti da quell'altra, insomma c'era una sfida anche a livello numerico dei gol. Quindi c'era questa rivalità a distanza, e poi invece quando sono entrato negli spogliatoi è stata la persona che mi ha guidato all'interno dello spogliatoio, perché comunque venivo da una realtà rivale e mi guardavano tutti un pochino, insomma, con Con sospetto, diciamo. sospetto, esatto. E lui mi ha fatto da chioccia. Quindi che altro posso dire? Al di là che è un grandissimo giocatore, però è stato fantastico come persona, è un grande amico, lo è tuttora. Nei momenti difficili, che per fortuna sono stati pochi, però lui c'è stato sempre. La cosa davvero fantastica è che in questo caso, con lui, ma così come con altri, tu hai saputo anche rafforzare i rapporti di amicizia al di là del campo e al di là delle stagioni. Questo anche un po' a sconfessare una voce anche un po' fastidiosa che negli anni si è inseguita, non so in base a quale fondamento, ovvero Roberto Arena è una figura ingombrante nello spogliatoio, Roberto Arena vuole entrare nelle dinamiche tecnico-tattiche, Roberto Arena è difficile da gestire, Roberto Arena è una prima donna. In realtà tantissime persone che abbiamo anche intervistato in questi anni hanno confermato che è tutt'altro, che sei un vero e proprio uomo spogliatoio e che sei sempre lì a portare la cosiddetta carretta davanti agli altri. Da dove nascono queste voci? Ma guarda, io sono un generoso di istinto proprio. Infatti, insomma, al di là dei gol, ho grande piacere anche a fare gli assist quando li faccio. E non lo so dove nascono. Io probabilmente sono una persona che vista da fuori, se non mi conosci, sono un po' irruento e quindi posso sembrare antipatico perché magari poi comunque mi gioco sempre la strada di casa, questa cosa magari non fa piacere. Anche le partitelle di allenamenti non le voglio perdere. Se c'è da entrare duro anche durante gli allenamenti, entro duro. Probabilmente visto da fuori, anche magari ecco, le esultanze abbastanza energiche, abbastanza vanitose possono sembrare anche, lo capisco, e quindi probabilmente posso anche così andare un po' in antipatia. In effetti, la cosa più bella è proprio quella che hai detto tu. Perché praticamente dopo, quando ho modo di farmi conoscere, mi conoscono, insomma, tutti quanti, o perlomeno chi pensava diversamente si ricrede, e questa è una bella soddisfazione. Un'altra parentesi importante invece della tua carriera nel 2012-2013, se non erro, è stata un po' un'annata particolare. Inizi con il Tor Vajanica, corretto? Corretto. Ok, come è stata quella pur breve parentesi? Hai conosciuto comunque personaggi importanti che poi hanno scritto una pagina importante nella storia del Tor Vajanica. Lì probabilmente ho avuto un peccato di presunzione io nello scegliere il Tor Vajanica, perché comunque sapevo che era una squadra che saliva dalla terza categoria, una squadra molto giovane, con poca esperienza. E ho accettato di andare, infatti con me vennero altri due o tre giocatori importanti, però insomma non bastava, eravamo una squadra troppo giovane. E le cose non andarono bene. Non andarono bene sia personalmente che di squadra. Quindi a dicembre, anzi in realtà già prima avevo deciso insomma che avrei cambiato aria, e a dicembre sono tornato da Guidardone al Tor San Lorenzo, e è stata una seconda parte di stagione fantastica perché praticamente ho fatto più gol che presenze, quindi. E anche lì, la soddisfazione di aver riportato Forti, che aveva Esatto. smesso, e la fortuna di aver conosciuto giocatori e persone importanti,
per la mia vita sia calcistica che personale, insomma. Quindi è anche quella un'esperienza che me la porto dietro, bellissimo. Tra l'altro fu molto divertente raccontare i vari scenari che c'erano dietro il tuo passaggio a Tor San Lorenzo, con un guidatore scatenato a livello di mercato e sfornando colpi di mercato uno dietro l'altro, ma con te al centro proprio dell'obiettivo. In quella stagione c'è stato anche, vediamo queste immagini, tra le partite più interessanti di quell'annata, un Enea Tor San Lorenzo con Mister Bottoni, vado a memoria, sulla panchina del Tor San Lorenzo, e poi Benedetti sulla panchina dell'Enea, uno dei tanti incroci con Benedetti in questa storia infinita. Com'era lo spogliatoio del Tor San Lorenzo? Che tipo di annata puoi ricordare? Come la puoi archiviare? Ma guarda, all'inizio c'era Zito, sì. Poi insomma avevamo una squadra attrezzata per vincere il campionato, poi invece si sono un po' incrinati i rapporti, probabilmente col presidente Guidardone, che insomma lo conosciamo tutti, e è arrivato Bottoni, che ci ha messo sotto, ci ha fatto lavorare tanto, come è giusto che sia. E poi alla fine insomma riuscimo a centrare la qualificazione nelle coppe, diciamo così, sì. Però era una squadra che assolutamente avrebbe potuto vincere il campionato o comunque insomma stare lì. Stiamo vedendo anche Benedetti, ne parleremo, sì, dopo. Nel frattempo un'altra partita, diciamo, che abbiamo preso in analisi in modo esemplificativo, quella col Tor Bella Monaca, una rivale molto tosta, ma l'abbiamo presa in analisi per raccontare il famoso tema delle tue esultanze. Sì. In quel caso ci fu una bella mitragliata alla Batistuta o anche alla Osvaldo. Sì. Sono alcuni degli attaccanti a cui in qualche modo ti ispiri. Come no. Da dove nascono queste esultanze? Ma guarda, un gesto liberatorio, perché noi andammo, era l'ultima di campionato, andammo alla partita d'andata lì da loro e praticamente eravamo primi in classifica e loro stavano un punto sotto a noi. Quello è un ambiente assolutamente quasi proibito. Gli vengono concesse tutto e di più viene concesso. A me personalmente mi tiravano per i capelli, mi hanno massacrato. Noi tenemmo botta 0-0 fino al 90esimo, poi l'arbitro spaventato gli concesse un rigore regalato, perdemmo 1-0, da lì cominciò una discesa nostra. Loro vinsero il campionato, ma la partita di ritorno io li stavo aspettando praticamente. Sportivamente parlando, è chiaro. Certo. Però li stavo aspettando e quindi è stato un gesto proprio liberatorio questa mitraglia che ogni tanto ho fatto, anche in un derby, un Ipomezia Nova Florida, ma ci tengo a precisare che è soltanto un gesto liberatorio, non offensivo. Non offensivo e soprattutto non c'è niente di violento, insomma. Assolutamente sì.